Guardati intorno. Sei nella città che non è mai sola. Perché ogni giorno migliaia di occhi la ammirano. Migliaia di cuori si emozionano. Migliaia di voci sovrapposte si fondono in un coro di stupore e coprono il silenzio di chi invece resta senza fiato. Perché per la prima volta vede da vicino tutto ciò che di questa città ha letto sui libri di storia e studiato sui manuali d'arte. Abbraccia con lo sguardo le ragioni del suo primato, nella densità di creazioni del genio umano racchiuse nel centro storico, in quel capolavoro di bellezza e audacia architettonica che è la cupola del Duomo, che nel 400, solo una città all'avanguardia nelle civiltà delle arti e nella potenza economica, avrebbe potuto realizzare. Nel meraviglioso ponte che unisce le sponde dorate dell'Arno, simbolo di questa influente città mercantile. Nelle architetture e nelle opere firmate dai più grandi maestri dell'arte moderna. E ora comprendi il motivo per cui questa città non può più appartenere solo a se stessa. Perché è la culla della cultura figurativa dell'Occidente, la patria universale dell'umanesimo e del Rinascimento. Firenze. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.